Balotelli al Milan, tutto merito di Adriano Galliani e Mino Raiola. Ecco il retroscena del colpo dell'anno. Il City voleva 37 milioni di euro per il cartellino del giocatore, che però, ricorderete, nel dicembre scorso aveva intentato causa davanti al Tribunale del Lavoro inglese, adducendo come inaccettabili le multe comminate dalla società inglese allo stesso tesserato dei Citizens. Poiché Balotelli godeva ottime chance di vincere questa causa, si arrivò ad una composizione amichevole dell'avvertenza. L'attaccante accettò una decurtazione di 2 settimane dello stipendio, evitando però quella multa oscillante attorno ai 400.000 euro che il City voleva infliggergli complessivamente per quelle che riteneva presunte mancanze al regolamento di disciplina interno. Fu lì che Raiola comprese la possibilità di infilarsi nell'avvertenza aperta fra il giocatore e la società del principe Al-Mansur e porre le basi del trasferimento al Milan. C'è voluta tutta la pazienza e la mediazione di Galliani, che è stato bravissimo a ricucire anche lo strappo con Balotelli causato dalle infelici affermazioni di Silvio Berlusconi, che il 7 gennaio ad Antena 3 disse: Balotelli è una mela marcia, non lo voglio nello spogliatoio del Milan. Dopodiché, giorno per giorno, il lavoro dei legali di Raiola è stato decisivo e si è arrivati allo sbocco finale, con la capacità del Milan di sventare anche l'ultimo assalto della Juventus, che aveva pareggiato l'offerta, ma si è scontrata con la volontà di Balotelli. Voglio solo e soltanto il Milan, e così è stato.